Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy. E forse la domanda dell'anno, e cioè la Russia invaderà o non invaderà l'Ucraina? Beh, non ho una risposta in tal senso, e forse non ce l'ha nessuno, neanche Putin, visto che la situazione è in continuo mutamento e ancora ad oggi non si sa di preciso quali sono le intenzioni del signor Putin. Per questo, in questa storia vorrei concentrarmi sulle sanzioni economiche che ha subito la Russia a causa delle sue mire espansionistiche. Infatti, nel 2014, Putin decise di annettere la regione della Crimea, che era appartenente allo stato dell'Ucraina, ai territori della Russia, ma questa cosa non fu ben vista dai paesi occidentali, che infatti decisero di imporre delle sanzioni economiche proprio per questa scelta da parte di Putin. Queste sanzioni comprendevano dei blocchi commerciali all'import e all'export con la Russia su determinati prodotti, come ad esempio armi o tecnologie per quanto riguarda i settori dell'energia, oppure ancora delle importazioni di beni provenienti dalla Crimea. Sanzioni furono imposte anche ai settori finanziari, infatti le banche statunitensi non potevano più erogare credito al governo russo, oppure ancora ci furono delle restrizioni ai servizi finanziari da parte dell'Europa nei confronti sempre della Russia. Inoltre fu indetta anche una lista di persone o imprese vicine all'establishment russo che non potevano più commerciare con i paesi occidentali. In questi anni di sanzioni l'economia russa non ha sicuramente navigato in buone acque, ci sono stati diversi anni di recessione quando è cresciuta molto poco. Insomma, è stato per la Russia un decennio di praticamente stagnazione, ma quanto è dovuto alle sanzioni che Unione Europea e Stati Uniti hanno dato nei confronti della Russia? Beh, bisogna analizzare innanzitutto come è composta l'economia russa. Infatti, se andiamo a vedere i dati, scopriamo che all'incirca la metà delle esportazioni della Russia deriva dalla vendita di petrolio e gas, e allo stesso modo all'incirca la metà dei guadagni del governo russo deriva proprio da quei due settori, settori che non sono stati colpiti dalle sanzioni del 2014, ma dal 2014 questi due settori hanno avuto dei prezzi molto bassi rispetto al passato, ed ecco scoperto il motivo per cui la Russia ha sofferto così tanto questo decennio. Quindi possiamo affermare che la recessione russa di questi anni è stata soprattutto a causa dell'andamento di questi due settori, che non facevano parte delle sanzioni che sono state date dopo il 2014. Ma oltre a questo aspetto, bisogna considerare il fatto anche che Putin, dopo l'invasione della Crimea, effettivamente non è che è rimasto fermo e ha subito in modo impassibile le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti, e anzi ha reagito, e come si è reagito in questi anni. Infatti, in questi anni di sanzioni, la Russia ha cercato di utilizzare il meno possibile il dollaro, che in realtà è una moneta che utilizza molto, visto che petrolio e gas sono venduti con il dollaro. Però vediamo che le riserve da parte della Russia tra il marzo del 2014 e il giugno del 2021 sono diminuite tanto per quanto riguarda il dollaro, a vantaggio dell'oro oppure di altre riserve valutarie. Inoltre ha cercato anche di ridurre il debito estero, soprattutto da parte degli Stati Uniti, proprio per rendere il più possibile l'economia meno dipendente dai paesi occidentali. Inoltre il suo debito pubblico è molto basso, pari al 17,9% del PIL, e quindi questo gli permette di non avere crisi finanziarie del paese e di condurre abbastanza facilmente le proprie politiche fiscali senza di nuovo stressare i bilanci pubblici. Per quanto riguarda il commercio, invece, Putin è stato abile a trovare nuove rotte commerciali, ad esempio con i paesi asiatici, Cina su tutti, oppure ancora è riuscito a creare un mercato interno che vada a sostituire tutti i prodotti importati che, dopo le sanzioni del 2014, non sono più riusciti ad arrivare in Russia. Abbiamo detto anche che le sanzioni si rivolgevano all'establishment russo, che quindi non poteva più commerciare o finanziarsi nei mercati esteri. Ecco, in questo caso Putin è riuscito a preservare la loro fiducia dando ricompense economiche e garantendo dei guadagni provenienti dal settore energetico. Per quanto riguarda invece le sanzioni finanziarie, nel 2014 la Russia ha creato il proprio sistema di pagamento con carta, denominato MIR, che ha lo scopo di sostituire i pagamenti di transazione internazionali. Gli stipendi dei dipendenti pubblici, i pagamenti delle pensioni, oppure qualsiasi altra integrazione dello Stato avviene attraverso il pagamento con queste carte MIR, e la Russia spera nei prossimi anni
anni di raggiungere una quota di mercato della carta MIR del 30%. Oltre a questi interventi, la Russia ha ovviamente aperto le sue sanzioni nei confronti dei paesi internazionali. Ecco, in questa lotta di sanzioni però ovviamente quella che va più svantaggiata è la Russia, visto che è molto dipendente dalle economie internazionali, mentre se vediamo l'apporto dell'economia russa nelle altre economie è molto più marginale. Quindi alla fine in questa lotta quello che ne paga di più è sicuramente lo Stato della Russia. Insomma, se da parte dell'Occidente c'è stata l'intenzione di voler isolare l'economia russa, dall'altra parte Putin è riuscito a tenere il colpo, cercando nuovi sbocchi commerciali, nuovi partner e nuovi metodi per sostenere il sistema finanziario e le entrate del governo russo. E diciamo che al momento ce l'ha fatta. Ma c'è la possibilità di introdurre nuove sanzioni da parte dei paesi occidentali nel caso in cui la Russia dovesse decidere di invadere l'Ucraina. Ecco, queste nuove sanzioni minacciate nei confronti di Putin sono efficaci tanto quanto quelle messe in campo nel 2014, oppure c'è qualche speranza che possano incidere maggiormente nei confronti della Russia? Le nuove sanzioni minacciate dai paesi occidentali in caso di invasione sono ulteriori ban all'export e all'import di ulteriori prodotti, soprattutto tecnologici, come ad esempio i semiconduttori, cosa sul quale Putin è abbastanza preoccupato. Però non ci si aspetta delle sanzioni per quanto riguarda i settori energetici da parte degli Stati occidentali nei confronti della Russia, ma alla Russia potrebbe essere tolto l'utilizzo del dollaro per concludere le transazioni appunto in questi settori energetici. E infine l'approvvigionamento di gas da parte del gasdotto russo Nord Stream 2 verrebbe definitivamente sospeso. Questo per quanto riguarda le sanzioni commerciali, mentre per quanto riguarda l'aspetto finanziario ci sarebbero ulteriori sanzioni alle banche detenute dallo Stato russo. Inoltre ci potrebbe anche essere l'eliminazione di tutte le banche russe dal sistema di pagamenti SWIFT, molto importante e molto diffuso a livello internazionale, quindi ci sarebbe un ulteriore isolamento finanziario da parte del sistema finanziario appunto russo. Inoltre non ci sarebbe più la possibilità di commerciare i titoli di Stato russi all'interno dei mercati internazionali. Anche le sanzioni all'establishment russo sarebbero aumentate, addirittura includendo Putin, che non sarebbe più capace di viaggiare all'interno delle nazioni NATO. Quindi, come abbiamo visto, queste nuove sanzioni economiche annunciate dai paesi occidentali nel caso di un'invasione della Russia sono molto più ampie e più dure rispetto alle sanzioni applicate nel 2014 e quindi potrebbero provocare dei danni molto più gravi ad un'economia già in recessione dei 10 anni, quindi non si metterebbe molto bene per la Russia e i suoi cittadini. Ma queste minacce economiche potrebbero non bastare per dissuadere Putin dalle sue mire espansionistiche. Il primo motivo è abbastanza semplice. L'Unione Europea ha bisogno del gas russo e la Russia lo sa. Inoltre, queste tensioni geopolitiche non fanno altro che far aumentare il prezzo di gas e petrolio e tutto ciò va semplicemente a vantaggio della Russia. Inoltre, come abbiamo appena visto, Putin riesce a reagire anche piuttosto bene alle sanzioni occidentali e in questi anni si è preparato anche al peggio. Infatti, secondo alcuni studi, nel caso in cui il prezzo del petrolio dovesse essere superiore ai 40 dollari, beh, le entrate del governo russo dovrebbero bastare per continuare ad erogare soldi ai cittadini e finanziare le imprese. E quindi l'economia russa, nonostante le sanzioni ancora più dure, continuerebbe a sopravvivere. Una terza analisi è più una mia considerazione psicologica per quanto riguarda i dittatori. Ecco, il punto di vista economico molto spesso non è tanto considerato. Ad esempio, Seconda Guerra Mondiale, Mussolini, l'economia italiana era un disastro e anche le disponibilità militari non erano così tanto all'avanguardia. Ecco, eppure Mussolini entrò comunque in guerra e sappiamo tutti come andò a finire. Allo stesso modo per Putin è più, secondo me, una questione ideologica di unità nazionale più che economica. E tra l'altro queste sanzioni che potrebbero essere imposte all'economia russa sarebbero un ottimo capro espiatorio e i dittatori non vedono l'ora di puntare il dito contro qualcuno al posto loro per eventuali problemi della nazione. Quindi potrebbe essere anche una mossa politica nei confronti di un paese che sta subendo delle crisi appunto economiche e una popolazione che si sta disunendo, magari potrebbe essere un nuovo motivo per unificare il paese. Ecco, in questo senso vedo che magari Putin potrebbe non preoccuparsi più di tanto delle
ripercussioni economiche che comunque ci sarebbero e sarebbero anche abbastanza gravi. E quindi come concludere questo video? Beh, dandovi alcuni consigli pratici. Ad esempio, c'è il vostro vicino di casa, oppure il vostro compagno di banco, oppure il vostro avversario dei Age of Empires che vi vuole invadere e voi volete rispondere con delle sanzioni economiche. Come dovrebbero essere queste sanzioni economiche? Beh, queste sanzioni economiche dovrebbero essere assolutamente mirate su specifici settori, soprattutto, meglio se vitali per la sopravvivenza dell'avversario, sui Age of Empires, oppure del vostro vicino, del vostro compagno di banco. Ecco, questo è un ottimo consiglio, ma soprattutto queste sanzioni dovrebbero essere condivise anche con gli altri attori in campo, ad esempio i vostri compagni di banco o il vostro vicinato, perché altrimenti, se così non fosse, ovviamente il compagno di banco potrebbe continuare a commerciare con gli altri compagni di classe, proprio come ha fatto la Russia dal 2014 ad oggi. Si è aperta a nuove economie, a nuove nazioni e a nuove rotte commerciali, e tutto ciò non ha fatto altro che diminuire il potenziale delle sanzioni dei paesi occidentali. E soprattutto, se siete contro i mongoli, attaccate il mercato, perché il mercato per i mongoli è tutto. Ora, detto ciò, spero di avervi aiutato, di avervi dato ulteriori notizie per quanto riguarda il conflitto Russia-Ucraina, le sanzioni da un punto di vista economico. E niente, ringrazio gli abbonati di Patreon, i sostenitori di Twitch, e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!